Bene gente, con uno sconto di 14 euro ci siamo portati a casa un LC Power LC6650 Green Power 3 versione 2.3. Adesso andiamo alla confezione. Intanto vi dico che l'alimentatore, dove sta? Eccolo qua. Ha la classica contattiera 20 più 4 pin per la mainboard, 4 più 4 pin per l'alimentazione al processore, ha il 6 pin per la scheda video più il cavo da 6 più 2 pin, ha 6 slot SATA, 2 Molex e uno per i floppy. Certificato 80 Plus bronzo. Cavo di alimentazione, ecco qui l'alimentatore avvolto in una membrana protettiva, in un sacchetto protettivo e di colore nero, e già vediamo la slivatura che hanno i cavi. Un attimo. Ed ecco qua il nostro alimentatore. Posso dire che è abbastanza pesante. Non so se proviamo a vedere dentro, ma non si vede un granché. Abbiamo una ventola da 140 verde, verdone scuro. E queste sono le caratteristiche. Abbiamo sulla linea 3,3 volt 35 ampere, sulla 5 volt 40 ampere con un wattaggio combinato di 216 watt, e sulla linea 12 volt 1 12 volt 2 abbiamo 19 ampere e combinato 368 watt. E poi abbiamo queste due altre linee. Bene, noi andremo ad installarlo nel computer e dopo vedremo come va. Naturalmente non ho strumentazione specifica, quindi non posso testare la qualità della corrente, il wattaggio reale che sprigiona l'alimentatore, né temperature né niente. Quindi mi affiderò a un parere soggettivo e non oggettivo.